il rosicamento, capito? Cioè, è proprio che vedi. No, non lo posso dire, lo vedete dopo il video. Stiamo aspettando che il file sia caricato. Un minuto e mezzo. E riusciamo a caricare questo file audio. Non posso credere che possa succedere una cosa del genere. Sta succedendo, lo sto per passare in radio, se proprio lo vuoi sapere bene. Comunque no, secondo me non succede. Non è accettabile. Non è accettabile in un paese democratico, libero, riformista, progressista e antifascista. Non può succedere. Ma non può succedere una cosa così, quello che sta è successo in trasmissione, oppure che io lo sto mandando online per capire. Ma guarda, tutte e due. Allora, eccolo, lo sto riuscendo a caricare. Dovete aspettare. Tu giri troppo, mi sembri una mostra. Chi c'è? Millone evidentemente ha un po' bevuto questa sera. Lo lasciamo lì dov'è, perché quando gli ho chiesto di parlare ha fatto un po' una faccia strana, quindi io adesso vi farei sentire sta cosa. No, io provo a far cantare un'altra canzone al Millone, perché prima è vero, ti è piaciuto talmente tanto che ci hanno scritto addirittura su Facebook, già stanno ballando un'altra volta. Ci sono i nostri follower che ci contattano, quindi te ha qualcosa già di cantare. Di che squadra sei? Hai alzato anche gli ascolti, eh? E gli ascolti che si stanno alzando. Gli ascolti si stanno alzando qui, caro Davide. Se non sbaglio sono 18 ascoltatori. Sembrava una trasmissione che è partita un po' così stupidamente. Cercano il milione. Ma salutiamoli tutti e 18. Io lo so, perché questi sono amici nostri, perché io purtroppo noi tre non conosciamo nessuno. Questi sono tutti amici del Millone. Sono i fan del Millone. Sono c'è pure una pagina su Facebook. Che c'è una pagina? No, non lo so. Ce l'hai ancora la pagina di Facebook? Vabbè, sei andato. L'ho mandato a spengere la luce al bagno. Spengi la luce. Devi cantare una cosa, Millone. Ti ho detto, devi cantare una cosa e lo devi fare per me. Che cosa vorresti cantare? Tipo? No, quella. Vabbè, sennò mandiamo sto file, intanto ci organizziamo col Millone per farlo. Vabbè, sì, io lo mando e vi dico che per me è il Millone. Azione collegata all'Italia attraverso il traforo del Moncenisio. Francia. Esatto. Con quale sigla è più conosciuto il polivinil cloruro? La cipolla. Stop al tempo. Stop. Allora, questo non è un villaggio turistico, quindi ti prego di rispondere in maniera seria per rispetto di chi hai anche in fianco e di chi ti segue da casa. Grazie. Per me la cipolla. Benissimo, la risposta è errata e quindi passa la parola a Maria. E PVC la risposta esatta. Attenzione, 3, 2, 1, Maria, parto da te. Oltre alla stella, quali altri simboli erano disegnati sulla bandiera dell'URSS? E la falce. Non basta la risposta, il perché falce e martello, mi dispiace. Pedro, quale paese vicino a Ferrara ha dato i natali a Milva? Passo parola. Stop al tempo. Credo che tu non faccia ridere, Pedro. Quindi... Faccio piangere, mi viene da piangere anche a me, guarda te. Figurati a me. Non vedo l'ora andare a casa a mangiare la pasta e fagioli. Benissimo, guarda. Tra pochissimo sarai pronto. Buono, non vedo l'ora. Ok. E ti prego comunque di stare calmo, perché torno a dirti che sei in una trasmissione televisiva. Mi vedi agitato? No, mi sto agitando io, quindi fra poco ti accompagno all'uscita. Puoi anche farlo subito, non ok, problema. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao, eccoci tornati. Allora Davide, con lo scambio, che ti... aspetta, cos'è che ti eccoci no, vabbè, diciamolo, eccoci tornati con lo scambio tra Amadeus e il buon ragazzo che è venuto. Pedro, che è andato lì a parlare. Con loro. Che poi pure questo è un personaggio. Che è un personaggio, è un gran personaggio. Però sapevo, so, mi ha fatto un gesto, mi ha dato una gomitata, mi ha fatto anche male. Quindi lo denuncerò, domani andremo davanti in tribunale. Però ha una domanda, Alessio, per Davide. Cos'è che ti ha fatto piangere di questo video? La cipolla. Oddio, che trio dei bruciati. Va bene. Per me è la cipolla. Per me è la cipolla. Passa parola. Mi vedi agitato? No. Sai che potremmo fare? Però il Millone lo vedo agitato. Attenzione, ragazzi, perché a me mi è venuta un'idea adesso. Sarà meno divertente per chi ci sta ascoltando. Però
secondo me, visto che siamo in contatto col buon direttore Morgante, visto che abbiamo fatto il nuovo collegamento per le telefonate, perché non facciamo che ci telefona il buon Morgante e parliamo un po' con lui? La cipolla. La cipolla, pure per me la cipolla. Dai, vogliamo provare. Sì, sì, sono d'accordo. Dai, facciamo provare il Morgante. Attacchiamo tutto. Allora, manda un po' di musica, perché sennò... Allora, mando... Mando 5 minuti, vediamo un po' di musica, però un po' di musica coerente con la trasmissione. Un po' di musica che te fa ballare. Se... Oh, va bene, questa... Visto l'orario. Chumbawamba, no? Oh, mi stai minando? Cos'è? Chumbawamba è carino. Chumbawamba... Mettiamo queste due, va? Allora, mettiamo The Doors, Road Blues. Roadhouse Blues. Roadhouse Blues, sì, sbagliamo. Sbagliare sui dorsi, no, no, scusa, e dopo mettiamo Chumbawamba e va del titolo, ma Tub Thumping, Tub Thumping, ok, Thumping. Stai registrando per questo, vabbè, io I'm
ricominciamo. Eccoci tornati, siamo tornati sulle frequenze di Radio Roma Futura. Siamo sempre io, il buon Alexis Raimon, con la N finale così romanica. C'è è un sacerdote, però ho capito, c'è lui che aveva uscito da Mosla, leggera, da fine partita non si capiva. Alessandro Sebi, anche ieri la commemorazione dei morti. Sappiamo che abbiamo già in diretta il buon mega direttore galattico, al quale vorremmo fare un saluto. Sì, eccoci, eccoci. Barani. Vediamo un attimo se si sente. Sì, si sente? No, sto cercando di capire. Ti senti come se Questa è stata una presa per culo. Io questo lo spazzo via. Sì, pronto? Ma con chi ti stai incazzando? No, niente, sempre le questioni geopolitiche. Ah, sempre a livello geopolitico, sappiamo tu dalla tua casa... Stiamo spostando i tank sovietici da una parte all'altra, okay, dei nostri, okay. Di Roma. Senti, Est. Senti, ascolta una cosa, tu dalla tua fabbrica su al Polo Nord, dove tutti gli anni fai dei regali da portare, che poi porterai i bambini, no? Tu lì, diciamo... dov'è la tua casa, ovvero la casa di Babbo Natale, che cosa ne pensi? Io sento sempre più male, però, Alessandro. Che cosa senti? Sento sempre più male, la vostra voce va e viene. Questi sono i problemi di Davide Di Carlo, che come capo redattore di La Rustica deve risolvere il prima possibile. Bravo, è quello. Perché l'Unione Sovietica è campata finché c'è stata efficienza. Certo. Finché non c'è stata efficienza, quando esatto, quando si è preso l'idea del capitalismo americano, del fancazzismo, l'Unione Sovietica è crollata. È vero. Quindi da questo punto di vista noi della Rustica siamo... No, in questo momento siete abbastanza sovietici, perché sta andando veramente tutto bene alla Rustica, anzi secondo me oltre la previsione. Sia per la qualità dei programmi e dei contenuti, e sia per la qualità del prodotto, diciamo. Vabbè, diciamo che noi organizziamo tutte le settimane una puntata, che è quella di Booper Quinto, che è una puntata un po' più seria che conduciamo Sento sempre più male. Sento sempre più male. Non mi senti più male. Ora non escucho nada. Mi senti bene adesso? Pronto? Mi senti bene, dico? Vabbè. Credo che abbiamo perso un attimo il collegamento con il direttore, quindi vedi un attimo, stavo ricordando che martedì 15, cioè domani sera dalle 21.30, abbiamo questa trasmissione di Davide che si chiama Booper Quinto, questa settimana approfondiamo le problematiche del quinto municipio, sia per quanto riguarda il commercio che per quanto riguarda lo sport. Adesso, in attesa di recuperare Massimo Gante, mettiamo un po' di musica, che era quella che volevo mettere prima, Chumba Wamba, Top Thing. I get no doubt.